saluto da Giuseppe Pisano, accanto a me la professoressa Ausilia Siciliano della scuola statale Ugo Foscolo, una scuola secondaria di primo grado che giorni addietro ha realizzato insieme a me un piccolo progetto con i ragazzi della sua classe, una prima classe, qui a Soverato, facendo proprio una passeggiata per scoprire meglio la città. Infatti il titolo era Passeggiando, scoprendo la città di Soverato. Questo era il titolo di questo progetto, in fondo senza scopi di lucro, venuto un po' così, un po' quasi spontaneamente, e abbiamo quindi coinvolto questi ragazzi che si sono fatti coinvolgere seriamente, al punto tale che oggi abbiamo deciso di coinvolgere proprio loro direttamente, che vi spiegheranno la Soverato di oggi e anche la Soverato di ieri. Non abbiamo nient'altro che da aggiungervi, una buona visione. Soverato è una città che conta oggi 9.000 abitanti e si trova in provincia di Catanzaro, nel golfo di Squillace. Questo pannello, situato in via Aldo Moro, oltre al territorio piuttosto piccolo di Soverato, che ha una superficie di poco più di 7 km quadrati, si possono notare alcune attrazioni turistiche come l'abitato di Soverato Vecchia, che fu distrutto e abbandonato nel 1783, e la deposizione marmorea del Gaggini, detta la Pietà, oggi conservata presso la chiesa matrice della Dolorata di Soverato Superiore. Dove oggi c'è la villa comunale, alcuni decenni addietro c'era un campeggio che ospitava fino a 1.000 persone provenienti da tutto il mondo. Attualmente è presente la sede della Lega Navale Italiana. Sempre ricordare che il mare può fare tutto, infatti da tempo si stava costruendo uno stabilimento di terme nella zona vicino la villa comunale, ma nel 1972 una fortissima mareggiata distrusse per sempre l'edificio. Sono figlia di Maria Ausiliatrice, che è l'ordine femminile salesiano, è presente in Soverato dal 1945. Questo istituto, dove spicca la statua di Maria Santissima Ausiliatrice, un tempo era anche un collegio. Racconta che, durante una terribile tempesta avvenuta nel 1906, il capitano di una nave, di nome Rocco Caminiti, temendo di morire annegato, pregò con tutto se stesso alla Madonna di Porto Salvo di salvarlo e fece voto che, se si fosse salvato con tutto il suo equipaggio, avrebbe promosso ogni anno festeggiamenti in suo onore. Il miracolo avvenne e così la famiglia Caminiti, mantenendo la promessa, fece edificare una chiesetta, oggi comunemente chiamata Chiesetta dei Pescatori, ed ogni anno si celebra una magnifica processione a mare dedicata alla Madonna di Porto Salvo. Dove oggi c'è l'attuale Lido il Faro, venne costruito un pontile lungo una sessantina di metri che arrivava fino all'attuale lungomare. Come si può notare, questa passerella, che serviva per le operazioni di imbarco e di sbarco di diversi prodotti, oggi non esiste più. Nonostante ci fosse
successo in quegli anni, come già detto, una banchina a mare che permetteva alle imbarcazioni di attraccare, spesso accadeva che quando c'erano i venti fortissimi e il mare era agitato, alcuni velieri finivano per arenarsi sulla spiaggia di Soverato. Tra questi, il veliero denominato Loreta. Sembrava non ci fosse più niente da fare per questo veliero, ma ecco che giunse un rimorchiatore da Messina che riuscì a disincagliarlo e a trascinarlo in un porto. Era il 1930. Fino a poco più di 60 anni fa, sulla spiaggia di Soverato erano presenti delle baracche posizionate sulla riva del mare. Si entrava attraverso una scaletta e, tramite una botola, si potevano fare i tuffi in mare e salire immediatamente sulle barchette. Esattamente sotto le piastrelle del lungomare, precisamente accanto al Lido Sombrero, è sepolto, ma nessuno lo sa, un antico veliero. Nel 1945-46 vennero a Soverato alcune persone, pare avessero l'accento straniero, con tutto l'occorrente per effettuare una rapida operazione di scavo e di drenaggio dell'acqua, e si misero a scavare una grande fossa nel punto dove esattamente si trovava sepolta questa antica imbarcazione. Diversi ragazzi e bambini di Soverato, fortemente incuriositi, rimasero lì per tutto il tempo per assistere a questa operazione di recupero. Ebbene, i misteriosi personaggi estrassero un'attrezzatura da palombaro ancora integra e un'altra cosa che reinserirono frettolosamente in un grande sacco e, senza che qualcuno vedesse qualcosa, se ne andarono via. Nel fondale marino, a poca profondità della costa, presso la via dell'Ippocampo, si possono distinguere diversi tipi di cavalucci marini. Infatti, di questi cavalucci marini, in questa baia ne possiamo trovare solamente due tipi di specie. Queste specie sono molto rare e sono anche in via di estinzione. Oggi questa baia è chiamata appunto Baia dell'Ippocampo ed è una zona protetta dove si possono trovare queste specie molto rare che sono, come dicevo prima, in via di estinzione. Nel lungomare Europa, principalmente all'altezza del Lido San Domenico, è visibile la torre di Santa Maria di Poliporto, oggi detta Torre di Carlo V. Era una torre cavallara, cioè aveva il compito specifico di avvistamento, quello di consentire il cambio dei cavalli per coloro che percorrevano la costa. Quando venivano avvistate le navi nemiche, veniva dato l'allarme per mezzo di spari, di fuochi o con il suono della campana. I cavallari avevano anche il compito di percorrere con i cavalli la marina e suonare continuamente una campana in modo tale da indurre le persone addette alla pesca e ai lavori nei campi a rifugiarsi immediatamente nelle città fortificate e prepararsi per la difesa. Evviva Soverato!